Grazie. No, i miracoli signora li fa solo Renzi, io non riesco. È lui che moltiplica gli 80 euro per tutti, quindi qualcuno in questa piazza non ha ancora avuto gli 80 euro? Ieri sono stato in provincia di Mantova, in comuni di 1000-2000 abitanti, Guidizzolo, Acquanegra sul Chiese. Oggi mi hanno chiamato da Roma, mi fanno: dove sei? Sono a Finale Emilia e poi vado a Vigarano, ma in... Cosa? Dov'è? Cos'è? Mi fa: ma perché non vai nelle grandi città? Che uno mi ha detto: ma perché perdi tempo a Vigarano? Non hai capito un cazzo, perché la vera società, il vero tessuto, la vera comunità non è purtroppo tanto nella mia Milano quanto nella provincia, perché fortunatamente avete ancora un tessuto sociale, uno spirito di comunità, di solidarietà, vi conoscete, vi sostenete. Io a Milano sto in un condominio, sto al primo piano, se mi chiedete chi sta al quarto non ne ho la più pallida idea, quindi non perdete almeno questo tessuto sociale, perché io penso che saranno le province, i comuni della provincia a venire a liberare noi delle città che ormai li abbiamo fin sopra i capelli. Quindi io sono ben contento di venire a Finale, di venire a Vigarano, e siccome sono testardo, ho tanti limiti, tanti difetti, però quando mi metto in testa una cosa vado fino in fondo. Continuerò a venire da queste parti fino a che non sarà ricostruito anche l'ultimo pezzo che il terremoto ha distrutto. Bravo. E che i burocrati stanno tenendo in ostaggio. Quindi è importante dare un segnale di cambiamento anche a livello locale, perché uno dice: ma cosa vuoi che ne freghi a Renzi se perde a Vigarano o Mainardi? Date retta che mattoncino dopo mattoncino, avere dei sindaci che hanno il coraggio, l'onestà e la pulizia e la voglia di andare in regione a dire dei no, o di andare a Roma a dire dei no, i soldi dei cittadini ferraresi devono rimanere sul territorio ferrarese, fa la differenza fra avere dei conigli che rispondono agli ordini del PD, avere gente che invece ragiona con la sua testa. Quindi poi a livello nazionale mi serve, ripeto, poche idee, ma quelle portiamo fino in fondo, quindi non promettiamo rivoluzioni. Io penso che il tempo del governo Renzi sia ormai arrivato alla frutta, se l'avete visto in televisione ormai è nervosetto, ormai attacca tutti, ormai raccontando barzellette dice che il PD e Renzi hanno contro di loro i poteri forti. Poi detto in Emilia fa doppiamente ridere, perché hai le cooperative rosse, hai la CGIL, hai le banche, hai i petrolieri, hai la Merkel, hai i finanzieri, hai tutto. Le banche fino a che non ci hanno messo le mani loro, perché mi auguro che cari Ferrara, che è messa come Banca Etruria, non liberi i banchieri e danneggi i risparmiatori e i cittadini, e questa è un'altra battaglia che faremo, perché a rimetterci e magari a finire in galera deve essere qualche banchiere o amico degli amici, non deve essere il risparmiatore che si era fidato di queste banche del territorio. Ma ripeto, non abbiamo bacchette magiche, semplicemente se ci chiamassero al governo faremmo poche cose, con pochi soldi ma fatte bene. E quindi per rilanciare il lavoro, la prima legge che io mi sono impuntato e fosse l'ultima cosa che faccio, la vado a fare fino in fondo per liberare il lavoro in Italia e cancellare quella schifezza della legge Fornero che sta rovinando milioni di persone in Italia. O mai più. Perché fra qualche mese o fra qualche anno rischia di essere tardi, perché fra qualche mese o fra qualche anno siamo minoranza in casa nostra e dovremo adeguarci a scelte imposte da altri. Quindi o riusciamo a rifare adesso quello che non siamo riusciti a fare in passato, perché abbiamo commesso degli errori in passato, ebbene sì, abbiamo commesso più di un errore in passato, so che è l'ultima chance. Quello che mi riempie di energia e mi dà energia, che trovo in piazze come questa, che mai mi sarei aspettato di avere tantissima gente che si era allontanata dalla politica, si era schifata dalla politica, era delusa dalla politica, soprattutto ragazzi di 15, 16, 17, 18 anni che ci credono perché hanno un'idea, hanno una prospettiva da qui ai prossimi anni. E quindi io adesso mai più, io ci metto la mia piccola energia, però mi servite voi, perché io posso andare in televisione, posso andare in piazza, posso fare quello che volete, ma la testimonianza vera deve essere la vostra, perché io sono sicuro che voi avete a casa, in azienda, in negozio, a scuola, in università un rappresentante tipo del nostro avversario. E il nostro avversario, cioè, ci avete un comunista in casa? No. Tra i parenti può essere, tra i parenti può essere. Nessuno è perfetto. No, non stavo parlando di questo. Signore, non gli faccia da mangiare, faccia le cose, faccia... Quasi. Vabbè, ha le armi per convincerlo. No, ma stavo dicendo che l'avversario fra noi è il cambiamento. Questo vale a Vigarano,
ma come vale a livello nazionale fra noi arrivare al posto di Renzi? Non è la sinistra, non è Renzi, non è Alfano, non è Grillo, non è la Boldrini. C'è solo un avversario fra noi, fra questa piazza e il cambiamento. Ed è la rassegnazione. È quello di cui parlavo che avete in casa e sicuramente ce l'avete domani in negozio. La gente che non ci crede più, che non vota, che si è rotta le scatole, sono tutti uguali, tanto poi vanno a Roma e non cambia niente, tanto c'hanno delle buone idee ma non si può. La legge Fornero non si può cambiare, l'immigrazione non la puoi controllare, tanto mio figlio il lavoro non lo trova, tanto le tasse a ridurle non ci si riesce. Datemi una mano a sconfiggere il si può, si può. È caduto il muro di Berlino, vuoi che non cada il muro di Vigarano? Volere è potere. Basta non stare poi a casa, ce la mettiamo tutta, però scordatevi che sia io a salvare qualcuno, io ci metto il mio piccolo, ma dipende da voi. Se ciascuno di voi diventa portatore di energia, di entusiasmo, di sorriso, primo giornalista mi ha chiesto ma cosa pensi di quelli che vi hanno minacciato sui manifesti, ma già uno che scrive Salvini attento a Vigarano fischi al vento, cosa pensi, sei un malato, gli offro uno spritz, cosa vuoi che dica uno? Effettivamente un po' di vento c'è, effettivamente un po' di... E poi quantomeno ha fatto la rima, quindi batto le mani, con tanta espressione di intelligenza e di civiltà, e cosa gli dici? Va bene, io non ho paura, non mi fermo, non ho conti a Panama, non ho parenti petrolieri, banchieri, finanzieri o robe... Ho la fortuna che mio padre e mia madre siano riusciti ad andare in pensione prima che la Fornero li fottesse e quindi non penso che abbiano conti all'estero. Mia sorella lavora nel privato a tempo determinatissimo, quindi è messa come la stragrande maggioranza dei ragazzi di 30 anni al giorno d'oggi. E quindi forse anche questa è la nostra forza, che non dobbiamo dire grazie a nessuno, che veniamo a fare un comizio in piazza su una seggiola del bar con un megafono che va e non va, ma preferisco fare così piuttosto che essere finanziato dalla cooperativa rossa che fa i soldi sugli immigrati con la faccia rossa. Quindi grazie, viva Vigarano, viva la Lega, se voi non mollate io ce la metto tutta. Grazie mille. Grazie a te. E forza Milan.